Rientriamo allora su RBS, sono le 8:41, vi ho detto che avremmo provato a raccontare con un po' più di dettaglio, a inquadrare con un po' più di dettaglio alcuni degli eventi che vi ho raccontato in maniera un po' disordinata di recente, tutto ciò che ha a che fare con, diciamo, la parola chiave Cisgiordania. In queste settimane ci sono state alcuni motivi di tensione, alcune violenze, vi ho parlato anche di alcuni morti, ma appunto dare soltanto le notizie puntuali, per quanto chiaramente sia importante giorno per giorno, a volte rischi insomma di non dare spazio al contesto un po' più ampio. Volevo cercare di capire che cosa ci fosse sotto, perché insomma sembra una dinamica in parte diversa da quella che siamo abituati a raccontare, e quindi vogliamo provare a parlarne un po' meglio, e abbiamo raggiunto quindi Luigi Bisceglie, coordinatore regionale dei programmi per il Medio Oriente del VIS, ci parla dall'Università di Betlemme. Benvenuto su RBE. Ciao Alessio, buongiorno e buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, ci parlavamo fuori onda appena prima di sentirci, cercavamo insomma di capire quale potesse essere il punto di partenza di questa di questo approfondimento. Tu mi suggerivi insomma un evento specifico, che insomma l'uccisione di una giornalista di Al Jazeera, che insomma chiaramente è sempre difficile che parlare di un inizio in una situazione complessa come questa, però insomma mi facevi capire che potremmo partire da lì per provare a capire che cosa sta succedendo in Cisgiordania. Sì Alessio, ti ringrazio, perché credo innanzitutto che sia importante commemorare Shirin Abu Akleh a poco più di un anno della morte, considerato che peraltro lei è stata uccisa mentre svolgeva il suo lavoro, e cioè cercava di raccontare quello che stava succedendo nei campi rifugiati a Jenin. E quella data è importante perché gli scontri e le problematiche risalgono addirittura più di un anno fa. Questo perché, secondo l'intelligence israeliana, nell'area di Jenin, quindi nel nord della Cisgiordania, in particolare nei campi rifugiati, vivono alcuni esponenti e leader, in particolare del Jihad Islamico o di altri gruppi considerati terroristi. E quindi la strategia del governo israeliano è di, passami questo verbo, ma è quello che utilizzano loro, di neutralizzare questi leader, e il modo in cui li neutralizzano non è arrestandoli, portandoli in carcere e sottoponendoli a un equo processo, bensì uccidendoli utilizzando la forza armata, e quindi o piccoli droni su cui è installata una bomba che riescono a sfondare la finestra, a entrare nell'appartamento o in casa e a esplodere, e quindi a uccidere il presunto leader, oppure utilizzando missili sparati da un Apache, come è successo la settimana scorsa. Quindi questo è l'evento che tu probabilmente hai già raccontato in diretta. Più in generale, consentimi questo commento, questa spirale di violenza non porterà niente di buono. Quindi da un lato abbiamo queste azioni armate presuntamente mirate, dall'altro abbiamo attentati nei confronti in particolare dei cittadini israeliani che vivono gli insediamenti illegali, i cosiddetti coloni, coloro che vivono in cosiddette colonie. E a loro volta i coloni si sentono liberi di picchiare, uccidere o dare fuoco a interi villaggi palestinesi. Quindi, e anche in questo caso parliamo di atti terroristici compiuti da cittadini israeliani. La violenza è sempre sbagliata. Il fatto che le autorità non riescano a controllare i comportamenti dei loro cittadini, e anzi talvolta li supportino, è un problema enorme. E quindi dal gennaio ad oggi sono stati uccisi più di 200 palestinesi, ma anche più di 40 israeliani. Che senso ha tutto questo? Chiaro, e purtroppo alcune di queste premesse c'erano quando si parlava della formazione del governo, proprio dell'ennesimo governo di Netanyahu, soprattutto questo occhio di riguardo ulteriore nei confronti dei coloni e del comportamento dei coloni, che evidentemente ha animato, come ci stai anche raccontando, i disordini all'interno, insomma, che stiamo vedendo in questo momento. Un'altra cosa che mi sembra salti all'occhio, ma appunto qui
qui cedo poi a te il microfono per farcelo spiegare un po' meglio, è che anche a livello di forze o proprio di soggetti, di protagonisti, diciamo dall'altro lato di chi si oppone all'esercito israeliano, stia cambiando qualcosa da quelle parti. Insomma, pare che ci sia una sfiducia anche all'interno di quelle che potevamo definire le istituzioni tipiche della zona, appunto, della Cisgiordania. Si parla molto spesso anche di aumento della criminalità, di questioni che hanno poco a che fare magari con la politica, con la religione, però appunto sono le notizie che emergono così puntuali di giorno in giorno. C'è effettivamente qualcosa di vero? Sta effettivamente cambiando qualcosa, oppure semplicemente un modo diverso di vedere le cose? Adesso qualcosa è cambiato, nel senso che c'è una disaffezione latente dei palestinesi nei confronti dell'autorità palestinese, perché la maggior parte dei palestinesi pensa che l'autorità palestinese non si prenda cura della popolazione, perché quindi sia un'istituzione autoreferenziale che mantiene una sorta di status quo e che peraltro mantiene una stretta collaborazione con le autorità israeliane, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e il controllo del territorio. Quindi i palestinesi si sentono abbandonati a loro stessi, perché pensano che nessuno stia lottando per i loro diritti o per resistere nei confronti di una politica e di azioni che vanno sicuramente contro ogni idea di pace o di processo di pace. Nello stesso tempo, soprattutto nel nord della Cisgiordania, nel corso dell'anno e mezzo, due scorsi, sono nate nuove formazioni, talvolta armate, che in un certo qual modo vogliono difendere il loro territorio. Ora, è difficile definire questi gruppi. Come ti dicevo prima, nel momento in cui si utilizza la forza armata e la violenza, di certo quella non è una risposta o non è un percorso che può portare alla pace. Il problema però di quale sia il confine o il diritto di un popolo a resistere a un'occupazione o gravi violazioni di diritti umani è un tema che io lascio aperto, perché è molto controverso e problematico, ma quel che è certo è che la comunità internazionale dovrebbe garantire al popolo palestinese una vita dignitosa e anche il diritto ad autodeterminarsi. Io credo che questo sia fondamentale. Ovviamente questo non giustifica l'utilizzo della violenza e della forza armata né da una parte né dall'altra. Chiaro, chiaro, però appunto poi come ci dicevi, quando si va a guardare la conta delle vittime, è ovvio che ogni vittima conta, non è che se sono di meno allora non contano, però fa sempre specie, insomma, questa immensa sproporzione, le morti da un lato sono sempre più rispetto all'altro, che appunto non dà ragione a nessuno dei due, però insomma ci fa capire che le forze in campo non sono affatto equilibrate e bilanciate. Ma tu mi dai un assist, perché volevo proprio chiederti della comunità internazionale, perché proprio questa mattina, pochi minuti fa, leggevo su Reuters questo titolo: gli Stati Uniti sono profondamente turbati dall'approvazione da parte di Israele dei permessi di costruzione dei coloni. Ora, al di là della notizia specifica, dell'elemento specifico, chiaramente gli Stati Uniti sono una presenza ingombrantissima in questa parte del mondo, e soprattutto tra Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, insomma, sono molto presenti. Ecco, che cosa stanno e non stanno facendo gli Stati Uniti in questo specifico momento? Sì, ecco, e in realtà la storia di Israele è intrecciata a doppio filo con quella degli Stati Uniti, e credo che sia importante ricordare che la dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele non è avvenuta sul territorio israeliano, bensì a Manhattan, a New York. Quindi tutto questo è successo 75 anni fa, e dopo 75 anni quindi gli Stati Uniti, il Congresso e il Presidente, ma anche tutti i cittadini americani di religione ebraica hanno un ruolo fondamentale. Guarda, non parlo dell'AIPAC, non mi importa niente delle lobby ebraiche, io sto dicendo semplicemente che i 3,5 milioni di ebrei americani hanno un fortissimo potere anche nell'influenzare le istituzioni statunitensi, le istituzioni americane, a spingere perché qui si provi a trovare un percorso di pace. Quindi questo è il motivo per cui non dobbiamo solo guardare al Presidente o al Congresso, ma dobbiamo pensare all'importanza dei cittadini americani, che però sono di religione ebraica e che quindi guardano a Israele come a casa, la terra promessa.
Quindi tutto questo potere io spero che un giorno sia messo al servizio della pace, nell'interesse di tutti. Quel che è certo è che una dichiarazione ufficiale di questo tipo è molto importante, ma le parole dovrebbero seguire i fatti. Non si può pensare che un'ulteriore espansione degli insediamenti illegali o colonie, che dir si voglia, possa essere accettata passivamente né dagli Stati Uniti né dall'Unione Europea, perché questa politica ovviamente continua a essere una politica di invasione. E vorrei ricordare a tutti noi che 2/3 del territorio della Cisgiordania continuano a essere sotto occupazione militare, e a questi 2/3 va aggiunta anche la costruzione degli insediamenti illegali e probabilmente quindi un'altra erosione di un 10-15% del territorio e una presenza di 700.000 coloni all'interno della Cisgiordania su una popolazione palestinese di 2.800.000. Chiaramente, quindi, insomma, per certi versi qui mi sembra di capire che invece le cose non stiano cambiando particolarmente, ovvero affermazioni preoccupate da parte del resto del mondo, da parte degli Stati Uniti, al quale poi però invece concretamente non segue nulla di così pratico. Insomma, un altro di questi temi, forse ancora più di altre storie, che avrebbe bisogno di tante interviste per essere davvero sviscerato e raccontato nel dettaglio, ma insomma il quadro sufficiente chiaro l'abbiamo raccolto. Io ringrazio davvero tantissimo Luigi Bisceglia che ci ha raccontato tutto questo. Grazie davvero, buona giornata, alla prossima. Grazie a te, spero a presto, buona giornata. Noi ci prendiamo adesso un brevissimo momento di pausa e ritorniamo tra poco sempre qui su Play.